Ciao a tutti, in questo video vi faccio vedere come arrivare al Sakanoue Ryokan qui a Kyoto. È molto facile arrivarci, adesso vi spiego e vi faccio vedere proprio tutto il percorso per arrivarci in totale facilità. Quello che vedete qua è l'ingresso del santuario Yasaka qui a Kyoto, veramente molto popolare, molto famoso. È un po' un punto di riferimento anche perché quando ci si passa qui con l'autobus si vede proprio dalla strada e quindi è veramente centrale, diciamo, lo vedono un po' tutti quelli che vengono a Kyoto. Vi do qualche indicazione perché per arrivare al vostro ryokan poi si potrebbero fare anche altre strade, per esempio andare di qua, che tra l'altro di qua si arriva anche alla zona del Kiyomizu-dera, ma non è fondamentale andare di qua, ma vi farò vedere proprio come arrivarci passando dall'interno praticamente del santuario Yasaka, e perché secondo me almeno voi avete qualche punto in più di riferimento. Intanto guardate qui sopra, fermata Keihan-Gion Shicho Station a 7 minuti e Hankyu Kawaramachi Station 10 minuti da questa parte. Veramente a pochi istanti, insomma, si trova la fermata dei treni, della metropolitana e ovviamente anche la fermata degli autobus. Salgo di qua, ma intanto vi spiego anche una cosa. Qui in questa strada alle mie spalle, cioè laggiù, sulla sinistra andando in qua, a veramente neanche 5 minuti a piedi c'è la zona dove la sera si vedono le geisha. Quindi voi, stando in questo ryokan, praticamente avete una... così, una tradizione veramente molto importante, come importante, molto grande, insomma, proprio qua in tutta questa zona. Quindi entrate qua nella zona del santuario Yasaka e seguite un attimo il giro che sto facendo. Quindi io vi faccio sempre vedere anche dietro come arrivare. Laggiù, insomma, a sinistra c'è la zona dove c'è Hanami Koji Dori, che è la zona praticamente di Gion, questa qua dietro. E insomma, vedete che in questo ryokan siete proprio all'interno delle vere tradizioni di Kyoto. Quindi non siete in una zona periferica, non siete in una zona difficile da raggiungere, ma siete proprio... se voi volete sentirvi tatuato nel cuore quello che è la vera essenza di Kyoto, dovete venire praticamente in questa zona a stare. Intanto vi faccio vedere la bella atmosfera che c'è. Parte l'elicottero. Guarda anche qua le amiche tutte vestite più o meno uguali. Eccoci qua nella zona praticamente del santuario Yasaka. Qua ovviamente omikuji, varie cose da acquistare, varie cose, insomma. Qui spesso si tengono dei matrimoni, come in questo caso oggi se ne tengono diversi. Intanto io vi parlo anche di queste cose, no? Mentre vi porto alla zona del vostro ryokan. Vi do un attimo due indicazioni, intanto guardate. Cioè, vi rendete conto che voi starete nel ryokan qua praticamente, cioè, capite? Cioè, non qua, ma veramente a pochissimo. E vi do un attimo un'indicazione veloce. Qua diritti si va nella zona del giardino Maruyama. Fantastico giardino che trovate anche sul mio sito e in altri miei video. In poche parole, voi siete saliti di là, andate di qua, sempre diritti. Tanto guardate, cioè rendetevi conto dove sarete con il vostro ryokan. Andate di qua, guardate che bello. Stanno per fare un matrimonio, intanto tradizioni fantastiche. Fotografo. La sposa. Cioè, non so se vi state rendendo conto di cosa state per prenotare se venite in questo ryokan. Cioè, quando vi ho detto prima che vi sentirete tatuati nel cuore le vere tradizioni di Kyoto, penso che non ho esagerato, no? Perché da pelle d'oca è stare in un posto che si trova a pochi istanti da qua. Insomma, voi prendete un attimo questi punti di riferimento, uscite dal santuario di Yasaka, procedete per questa strada. Quindi, procedendo per questa strada, troverete
alla vostra sinistra questa bellissima strada di connessione, guardate che bella. E andate sempre diritti, praticamente tenete questa zona del santuario alle vostre spalle. Qui trovate anche il Jonathan Akariokan, che poi vedete anche in un altro mio video. E ovviamente anche sul mio sito www.marcotogni.it. Andate sempre diritti. È veramente facile arrivare al vostro Dio, non preoccupatevi che in un attimo ci arriviamo. Intanto vi faccio vedere proprio queste zone di Kyoto tradizionali, caratteristiche. E c'è anche da dire che qui in pochi istanti a piedi, insomma, passate da appunto dal santuario di Asaka alla zona di Kiyomizu-dera, che è spettacolare. Poi vedete, ogni due metri praticamente c'è qualcosa da guardare, da sbirciare. Vedete, ci tengo molto. Cioè, vi state rendendo conto dove state per prenotare, sì? Delle zone indimenticabili. Poi ovviamente Kyoto è una città, c'è la modernità, ok, non è che, però guardate che faccio vedere. Andiamo di qua. Guardate che bello qua. Laggiù si vede anche in alto le tradizioni bellissime di Kyoto. Ed eccoci qua, guardate. Siamo arrivati al Sakanoue. Eccoci qua. Stupendo, vero? Veramente, veramente il top. Veramente bellissimo. Insomma, come arrivare a Sakanoue Ryokan? Per questo video è tutto. Venite a visitare il mio sito www.marcotogni.it al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao.